Benvenuti nella nostra casa addobbata a festa per il Natale. Oggi vi faccio l'home tour della casa decorata per le feste. Partiamo dalla sala da pranzo. Oggi è il 24 dicembre e ho preparato la tavola per il Natale. In realtà non festeggeremo il Natale qui da noi, ma dai suoceri e la vigilia, quindi questa sera dei miei genitori. Però ci tenevo a farvi vedere anche il tavolo addobbato a festa. Ho utilizzato questa tovaglia color carta da zucchero con un po' di glitter argentati che ho preso da Maison du Monde. Ho utilizzato questo sottopiatto con i dettagli dorati che trovo davvero bellissimo. Poi, richiamando la tovaglia, questi piatti di IKEA che trovo meravigliosi. Ovviamente non poteva mancare il tovagliolo natalizio e poi le posate. Poi ovviamente il cucchiaino per il dolce, un sottobicchiere, anche questo è di Maison du Monde, e ovviamente il bicchiere per l'acqua e quello per il vino. Come centrotavola ho utilizzato questo fantastico bouquet di Colvin, questo si chiama White Cotton con i fiori di cotone. Ho messo anche questo orsetto natalizio che ha la sciarpa dello stesso colore della tovaglia. Poi ovviamente una bottiglia di vino e la bottiglia dell'acqua, anche questa di Maison du Monde. Sono troppo soddisfatta della mia tavola. Poi ne approfitto anche per farvi vedere la modifica che abbiamo fatto qui a casa. Come sapete abbiamo cambiato la televisione. Abbiamo preso una 65 pollici, prima avevamo una 55 pollici che abbiamo spostato in taverna, e per questa parete, visto che comunque il soffitto è molto alto, abbiamo preferito mettere una TV un pochettino più grande, così che anche dalla cucina si possa vedere bene. Adesso tra l'altro stiamo facendo riprodurre il camino, che crea un'atmosfera ancora più magica. Poi su questo mobile, partendo da qui, ho messo questo alberello di Maison du Monde in legno bianco che ho addobbato con decori sull'azzurro tutti di Maison du Monde, e poi ho messo un sacchettino che contiene qualche regalino che trovo che ci stia molto bene. Poi una ghirlanda non troppo grande dove ho messo qualche lucina, un alberello e l'orsetto. In questo angolino non è cambiato assolutamente niente, è rimasto come il primo home tour, quindi se non avete visto l'home tour tradizionale ve lo lascio qui nelle schede e andate a vederlo. Qui c'è Furbo, la telecamera che riprende le cagnoline quando non siamo in casa, Alexa e una lampada di Maison du Monde che accendiamo sempre la sera per creare la giusta atmosfera. Sulla ringhiera in ferro abbiamo messo la ghirlanda, questa è una ghirlanda innevata dove ho appeso anche delle calze della Befana, queste sono di Maison du Monde, le trovo davvero meravigliose, poi hanno un tocco di dorato quindi riprendono la tavola che ho allestito oggi. Mentre qui all'inizio della scala ho messo questo palloncino con il nastrino, non sono molto convinta di questa posizione però alla fine l'ho lasciato qui. Poi arriviamo in cucina. In realtà in cucina di natalizio non c'è granché. Mi stavo dimenticando però di farvi vedere anche l'ingresso. Abbiamo la stufa, come sapete questa è la Slim Quadro 11 di Termorossi che scalda tantissimo. Come potete vedere Gioia e Mocha ne approfittano sempre per scaldarsi, vero piccoline? E sopra la stufa, sopra questa mensolina, abbiamo messo questo vassoio bianco con l'albero di Natale, un rametto in legno, la renna e la candelina. Abbiamo acceso una candela alla vaniglia che, come sapete, io amo le candele, creano un'atmosfera bellissima in casa. Poi c'è questa scritta natalizia, la ghirlanda con le pigne, c'è qualche fiore di cotone e poi ho avvolto le lucine tutte intorno. E infine questo delizioso orso polare. Poi abbiamo il telecomandino per accendere le luci, però queste le accendiamo di solito verso le 4.
andando in cucina, come vi stavo accennando, non è super addobbata per il Natale. L'unica cosa, le uniche cose che abbiamo messo sono sull'isola questa piantina, questo cespuglio verde con i glitter, è l'unica cosa un po' natalizia sinceramente che c'è. Poi c'è questo brucia essenze, anche in questo caso stiamo, ho messo una candela alla vaniglia. Poi qui in cucina, dove c'è la nicchia a giorno, ho messo un po' di decorazioni natalizie, quindi la scritta in legno che come vedete ho già acceso, l'alberello e delle pigne che trovo bellissime. E poi ho acceso anche qui una candela, questa è di Ava May ed è la candela Madagascar, che è un profumo super. Poi, come sapete, sul mega finestrone della nostra cucina abbiamo messo, io e mia sorella, i fiocchi di neve, che mi piacciono molto, li trovo molto eleganti. Poi un'altra decorazione, questo alberello con i dettagli dorati. E poi molto velocemente vi faccio vedere, qui ci sono altre lucine che puntualmente ho già acceso. Adesso andiamo sul soppalco, venite con me, dove è l'angolo in realtà più addobbato di tutta la casa, perché abbiamo l'albero di Natale. Un po' mi spiace che quando si entra in casa non si vede l'albero di Natale subito, ma qui come vedete non c'è cioè lo spazio è grande ma non c'è uno spazio libero, diciamo, per l'albero di Natale, quindi lo facciamo come ogni anno sul soppalco. Ne approfitto anche per farvi vedere queste meravigliose sfere, queste luci da sospensione di tre lunghezze diverse che abbiamo messo per illuminare la zona del tavolo, e mi piace tantissimo come ci stanno. Sulla ringhiera che segue il divano ho messo questi micro led che ho avvolto tutti intorno. Si notano molto di più ovviamente quando viene sera, quindi quando questa zona non è illuminata. Magari anche in questo caso vi lascio delle clip di questa sera. Le cagnoline sono come sempre a fare le matte sul divano, venite giù. Sul divano l'unica cosa di Natale che abbiamo messo sono stati questi cuscini, uno con la renna e uno con il cervo. Poi arriviamo al mobile della TV. Qui ho messo questa decorazione in legno. Ho messo queste statuine e delle palline di Natale. Poi qui abbiamo altre decorazioni di Natale. Questo cartello mi piace tanto, cioè questa insegna, non so come definirla, mi piace proprio tanto. Poi c'è lo gnomo, anche qui ho messo delle lucine, una slitta e altre decorazioni natalizie. E poi il meraviglioso albero di Natale, che è alto 2,10 m, visto che molto spesso me lo chiedete, l'abbiamo preso su Amazon, qui in descrizione vi lascio il link. Le decorazioni sono sul bianco, sul dorato e sul legno, la maggior parte sono di Maison du Monde. Nel frattempo le cagnoline si stanno divertendo come matte, stanno giocando. Poi ci sono un sacco di regali che apriremo o questa sera a mezzanotte oppure domani, adesso vediamo. Comunque ce ne sono tanti, non vedo l'ora di aprire tutto. Gioia si sta divertendo come una matta. Abbiamo questo angolino dove c'è appunto la poltroncina, il mio amatissimo orso, questo cuscino, e guardate quanto è bello, di Maison du Monde con i pompon e i pinguini. E poi il pacco regalo che illumino, che accendo sempre perché trovo sia bellissimo. Anche sulla ringhiera in vetro, come sapete, abbiamo messo la ghirlanda che trovo ci stia benissimo. E poi sulle scale c'è questa renna di Maison du Monde e questo, come definirlo? Come lo definiamo? Una renna anche lui. Un'altra renna sul bianco e grigio, e li ho messi vicini perché ci stanno proprio bene come colore. Poi adesso non si vede granché perché è tutto molto illuminato, però anche qui intorno a questa struttura che sorregge il soffalco ho avvolto le lucine, sono accese però, sarà che magari le pile sono un po' scariche e si vedono
un po' poco sinceramente. Vi ho fatto vedere tutto, magari stasera faccio anche delle riprese da esterno, perché sapete che abbiamo addobbato anche l'esterno della casa con tante lucine, però adesso ovviamente sono spente perché è primo pomeriggio. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Ho deciso di farlo uscire il giorno di Natale proprio perché per tenervi compagnia anche durante questa giornata, perché non si potrà fare granché, e quindi ci teniamo insomma a tenervi compagnia anche oggi. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, un mega bacio, buon Natale a tutti, a voi e alle vostre famiglie, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!